Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi sono con Grand Theft Auto 5 o GTA 5 per Xbox One. Perché? Perché volevo farvi vedere i miglioramenti che sono stati apportati a questo gioco. Prima di tutto a me è risaltato subito all'occhio la grafica. La grafica a me sembra abbastanza migliorata e devo dire che hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Seconda cosa è da mostrarvi ovviamente la grafica in prima persona che sì, non sarà degna di Call of Duty, di un Battlefield, però sinceramente si sono messi d'impegno quelli della Rockstar per creare un gioco abbastanza bellino, anzi che avevano già creato per Old Gen e giustamente per Next Gen hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno fatto un ottimo lavoro e ovviamente io posso mostrarvi inizialmente la storia perché ovviamente non vi faccio vedere subito all'online. Proviamola ragazzi, più che altro ve lo voglio far vedere. Andiamo nel gioco, vediamo un attimo. Siamo su impostazioni, era solo per sincronizzarci. Andiamo indietro, eccoci qui ragazzi. Allora, graficamente non so se notate la differenza, ma è abbastanza bella l'immagine. Adesso guardate. Questo ovviamente la conoscete già di scena per chi ci ha giocato. Ecco la prima persona, ragazzi. Cioè, non è il massimo. Però guardate. Vedete? Però non è neanche malvagia come immagine. È abbastanza buona, vedi? Allora, ok, adesso ci possiamo muovere. Cioè, vedete, forse il puntamento non è il massimo. Però, chi se ne frega. Usa il telefono per attivare la carica. Per tornare ovviamente in modalità terza persona, basta cliccare questo tasto e si torna in modalità terza persona. Ovviamente per gli appassionati di... Allora, dove dobbiamo andare? Attiva il telefono, ok? Attiviamo il telefono, chiamiamo. Prima per visualizzare i contatti, detonazione. Eccoci qui. Boom. Ecco il capo, ragazzi. Ok. E ci siamo. Andiamo avanti. Ok, non mi ricordo più i tasti, ragazzi. Mettiamoci in prima persona, va? Dai, ok. Ah, la Call of Duty, ragazzi! È vero che si salta. Cazzo! Devo ricordarmi tutti i tasti, è un casino. Ok, dai. Big money, ragazzi! Big money! Ok, andiamo. Ok, il bottino. Allora, qua possiamo abbassarsi. Sto uscendo, B! Uno si chiamava mille cose, no? Allora, dobbiamo cambiare cosa. Ovviamente dobbiamo passare a Trevor. Trevor. Brutta testa di cazzo. Vedete? Questa cosa della prima persona mi piace, è abbastanza divertente. Però voglio vedere come si guida in prima persona. Allora, correre. Ah, giusto? Sì. Bello. Cosa Xbox? RB permette di riparare. RB. Questo. Oh, devo ricordarmi tutti i tasti, ragazzi. Non me li ricordo più. Allora, impostare le tue cariche come al solito. Ok. Andiamo, andiamo. Ma che. Ok. Carica, ok, con B carichiamo. Cioè, ragazzi, sono ricordate troppe cose. Ok, apriamo la serranda. Dai, andiamo lì qua. Puoi anche usare LT per puntare i nemici. LT. Non c'è, è andato da bestiale. Cosa ha fatto? Se non muori con questi colpi. Poi una persona. Vabbè, io sono troppo abituato a questa persona in questo gioco. Carica. Call of Duty Rockstar 2. Però la mira automatica aiuta un casino. Però perché non soffro? Cioè, questa cosa non soffro. Come cazzo si fa? Ok, sono mezzo morto. Avevo ragione allora. Porca puttana, non mi ricordo tutti i tasti. Qualcuno qui vicino. Ah, è qui dietro. È qui? No, non sei qui. Allora sei qui, stronzo. Ah, è qui. Muori, va, muori. Cambiamo. Andiamo di nuovo a Michael. Ok, Michael. Bam.
Headshot, bitch. Mamma mia. Corri, corri. Minchia, è difficile da gestire con... Dai. Morto. Beh, questa cosa non mi piace da mirare così. Cioè, io corro, ragazzi. Io corro e se muovo l'analogico si sposta. No, dovrei usare, dovrei muovere anche l'altro analogico per spostarmi una direzione all'altra. Ok, andiamo, andiamo. Cioè, ma che... Vedete che è difficilissimo. Oh, brutto stronzo. Andiamo. Ah, ecco. Adesso vediamo la guida, la guida. Voglio vedere questo, è la cosa più importante. Mamma mia, che brutto Trevor, non me lo ricordavo così brutto. Dai, 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 dai. Sembra un, come si chiama, un portoricano. Che strano, guardate un po'. Vai, Michael! Cosa che poteva fare anche la polizia, ma lo faranno loro, giustamente. Vediamo in prima persona. Ole! Ah, vabbè, in questo tornerei in terza persona. Ok, anzi, no, è in prima persona. La macchina è fatta di un bene. Cazzo è quella cosa? Ah, un portacavo, un portabevande. Suca! Ok. Su, cala. Bam. E loro non si sono fatti una minchia. Dai, dai, dai. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. No. Where the fuck's the chopper? Fuck. Scomparso. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Ok. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Out of here. Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. Tranquillo, Trevor. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ah, che bello quando si arriva in questo modo. Poi la cosa bella è che fa la mira automatica senza neanche guardare. Cioè, la cosa più bella. Ma ve lo immaginate che l'ho tutti così? Porca puttana. Anzi, no, io preferirei vedere un Call of Duty con i server dedicati. Almeno... Bam. Perché ne uno dietro? Un miliardo di poliziotti, dai. Scappa via. Dai. Sì. Rischio di ammazzare qualche coltivatore di canapa. Però vabbè, ragazzi, non è male. La visuale in prima persona è figa. Boh, però bisogna vederla nell'online. Secondo me l'online è una figata. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps. Beh, abbiamo così finito il prologo, dovrebbe essere questo. E poi, ovviamente, cioè, mi farebbe piacere mandarvi in seconda battuta anche il... come si chiama? Il gioco online. Cioè, il GTA Online.
Avete visto che Michael è vivo. Michael. La finta morte di Michael. Grand Theft Auto 5. Uno dei giochi più attesi secondo me su Next Gen. Boh. Io sinceramente non stravedo per GTA. Mi piace. Però sono più per gli FPS. Vabbè, una cosa in più alla fine. La visuale in prima persona è divertente. E poi il prossimo gioco che sicuramente prenderò è Far Cry. Far Cry 4. Sì. Lo prenderei. Allora, noi saltiamo perché conosciamo già i dialoghi e tutto. Ci fermiamo qui per adesso, ragazzi. È giusto per darvi un assaggino di quello che sta offrendo il nuovo GTA. In più ho ricevuto in omaggio 500.000 per il gioco e 500.000 per l'online di GTA. Questa è un'altra cosa aggiuntiva. In più nella confezione, ragazzi, se non ricordo male, ci dovrebbe essere anche un la mappa, vedete, c'è anche la mappina. No, è qui. La mappina che non ho ancora aperto, sicuramente l'attaccherò nel mio gigantesco, diciamo, espositore di poster. Vediamo, bello, ho schioccato le dita. Di poster, eccetera. E boh, niente, il gioco sappiamo tutti che è un ottimo titolo, GTA. Sicuramente è un ottimo titolo perché se l'hanno anche rifatto per Xbox One vuol dire che molte persone lo stavano aspettando. Graficamente devo dirvi la verità, guardate. Cioè io non so se lo vedete voi. Cioè adesso guardate qua. È veramente definito nel migliore dei modi. Vabbè, qui ovviamente sì, è fatto bene se ci pensate il cactus. Non è perfetto, non è realistico al 100%, però è fatto benissimo. Vai, i cancelli, le piante, l'erba, i cartellini. Cioè fa tutto bene, secondo me. Il gatto. Il gatto è fatto un po' di merda. Un po' cicciottello, sembra una parduletta. Sembra un ciccio gatto. La macchina, vabbè, la sappiamo tutte. Ci fermiamo qui, basta. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Spero che ovviamente che GTA possa interessare a molti di voi. So che, anzi, vi interesserà perché mi avete stressato in una maniera assurda per riportarlo dalla 360. E questa volta ce l'ho per One, quindi ve lo mostro alla One. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima e bella!